La scuola di San Giuliano si rinnova e apre le sue porte anche ai piccoli della materna. L'istituto infatti da quest'anno ospiterà, oltre alle elementari, anche due sezioni della scuola materna per una cinquantina di bambini. Beh, qui c'è stata l'applicazione di una politica scolastica tesa all'ottimizzazione degli spazi. La chiusura della materna di Battifolle ha comportato la necessità di trovare in questi spazi della scuola elementare un ritaglio per poter accogliere anche i più piccoli, appunto, della materna. È stato fatto in maniera intelligente, spendendo anche poco alla fine, migliorando la cucina, quindi alla fine il risultato che se ne ha è che i ragazzi stanno bene, stanno in un ambiente che non è nuovo ma è ottimamente servito, e stanno tra l'altro con un giardino alle nostre spalle veramente pregevole. Si tratta di un investimento dell'amministrazione comunale aretina di circa 110.000 euro. Le opere sono consistite nella demolizione dei bagni e degli impianti esistenti nell'ala più datata, dei pavimenti e degli impianti della cucina, della vecchia rampa di scale e nella costruzione di nuovi tramezzi, bagni e cucina. Beh, è stata creata questa separazione per dare gli spazi ai bambini che prima avevano collocazione nella scuola di Battifolle. C'era quest'ala inutilizzata, tra l'altro molto ampia, gli spazi sono molto più generosi rispetto a quelli di Battifolle, quindi sicuramente è stata ottimizzata sì dal punto di vista logistico ma anche dal punto di vista funzionale, perché all'interno di questi spazi i bambini si muovono sicuramente molto meglio. Può darsi ci sia un disagio per chi era abituato da Battifolle ad andare a Battifolle, ci sono un paio di chilometri da fare, però sicuramente anche dall'incontro che abbiamo avuto prima delle ferie, prima di iniziare questi lavori con i genitori, l'organizzazione in questo senso è stata apprezzata. Sono stati fatti in pochissimi giorni, perché la ditta è entrata qui a lavorare il 20 di luglio, quindi sostanzialmente in un mese scarso è riuscita a portare a compimento questi lavori.